Ma ieri sono stato chiamato dalla Rai 3, la trasmissione mi manda Rai 3 per avere un confronto diretto con questi dirigenti della Serti S.p.A., una società europea di riscossione che si sostituisce alla ex Tributi Italia e inizia a inviare una valanga di ingiunzioni di pagamento ai cittadini di una intera Italia. In un momento di grande crisi in cui i cittadini sono afflitti dalla Tares, dalla Tasi, dall'aumento delle tasse, si introduce questa Serti che chiaramente mette in difficoltà non solo i sindaci che rappresentano una collettività già stremata dalle tasse e quindi anche la collettività stessa. Il sindaco di Rosolini si è opposto a questo pagamento di ingiunzione di pagamento e quindi attraverso una opposizione forte ha convocato i dirigenti presso il comune, ai quali ha dichiarato che li avrebbe denunciati alla Procura della Repubblica per aver emesso atti illegittimi che minano non solo l'equilibrio di tante persone afflitte dalle tasse, ma anche l'immagine di un rappresentante delle istituzioni come i sindaci che sono in questo momento additati come coloro i quali sono responsabili della pressione fiscale. Quindi in questo senso ieri abbiamo sancito un fatto importante, la ingiunzione di pagamento che è arrivata ai cittadini non va pagata, è una ingiunzione illegittima e quindi vanno annullate, così come peraltro è stato attestato dal presidente Fresa di Serti S.p.A. Quindi questo è un grande risultato che, partendo da un comune della Sicilia, è stato un beneficio per tutti i comuni d'Italia e in questo senso noi ci sentiamo orgogliosi di poter aver affermato un principio di giustizia sociale che viceversa andava minato. Il 9 marzo il consiglio aperto. Il 9 marzo ho convocato presso il comune di Rosolini un consiglio comunale aperto per discutere di tasse e quindi da Rosolini partirà con tutti i 400 sindaci di Sicilia la più grande rivoluzione civile, protesta civile nei confronti di questo governo che si rende artefice di un intervento che mira ad aumentare ancora la pressione fiscale dei cittadini e noi siamo contro e da qui partiamo per dare un senso anche al nostro ruolo di primi cittadini. Grazie.